Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi finalmente con Red Dead Redemption 2, nuovo titolo Rockstar che era attesissimo sia da me che da voi, lo so che lo stavate aspettando con ansia. Oggi partiamo con il nostro primo episodio e una cosa ragazzi, faccio una piccolissima premessa: questo primo episodio, se riesco, se YouTube nel frattempo l'ha elaborato, lo dovreste riuscire a vedere anche in 4K, perché mi sono attrezzato a dovere per Red Dead Redemption. Quindi siamo su Xbox One X con appunto la versione nativa in 4K, perché su One X va in 4K nativo, quindi ho detto voglio provarlo, almeno il primo episodio, a farlo in 4K. Fatemi sapere come si vede, se vi garba. Ho approfittato delle offerte che ci sono al momento su GameStop, quindi ho detto, ho fatto a follia, ho detto vai, proviamo, facciamo questo Red Dead Redemption e proviamolo su Xbox One X. Io in descrizione magari vi lascio il link a qualche offerta se ci sono al momento, e quindi partiamo con la nostra storia prontissimi. E altra cosa, vabbè, per l'Xbox One X ve l'avevo già detto tempo fa che avevo questo pensiero, questo pallino, e mi sono deciso. Ragazzi, chi mi segue su Instagram magari vi ho messo già qualche stories, qualche fotina, seguitemi anche lì mi raccomando, e ci andiamo a vedere appunto questo primo episodio in 4K. Vediamo un pochino com'è, e poi essendo anche un titolo lungo vedrò se eventualmente fare i successivi a 1080p, anche perché comunque per quanto riguarda la qualità, anche passando ai 1080p la differenza si vede e non poca, visto che avevo l'Xbox One normale, con approfittato di questa offerta per fare un upgrade, dai, mi sono convinto. Dai che immagino che siete fomentatissimi come me, eh. Poi per quanto riguarda il video, al momento... magari lo renderò pubblico almeno appena sblocca il 1080p, poi nel caso ci vuole un po' di elaborazione in più. There! Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he... you know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on! Come on! Yeah! Già si sente il freschino che penetra nelle ossa, eh? Poi magari questo video, magari il primo cercherò di farlo un po' più breve rispetto ai successivi, che poi vedrò se fare in 4K o 1080p, questo lo vedrò. Capitolo 1, Coulter, vabbè, anche lo stile qua è fighissimo, l'ambiente, questi racconti, queste musiche. Dicevo, farò un po' più breve perché mi è arrivato un po' in ritardo. Poi è tempo di installarlo. Vorrà il tempo per editarlo e renderizzarlo. Soprattutto YouTube ci mette un pochino tanto per i video 4K, quindi. Poi vedrò, magari i prossimi andremo a 1080p. Tanto ho notato che con la Xbox One X anche il 1080p rispetto appunto, come dicevo, alla versione base è più pompato. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson,
See what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Ma sì, tanto stiamo cappottati che... Lascia Listen. Fare. Listen to me, Ollie, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Okay. Come on, Arthur. Vai, vai, andiamo. All right. Attrezzate bene la casetta, eh? So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Questo è quanto. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Vai, vai dentro, vai dentro. Noi andiamo fuori, tanto con questo fresco. Tieni premuto A per tenere il passo di Dutch. Ma siamo Arthur, quindi siamo Arturo, grande. Ok, qua. Si sente proprio l'aria fredda che ti taglia la faccia, eh? Quale sentiero? Non si vede niente. Sì, che viste le previsioni del tempo? Mettiamo il passo? Vai. Attenzione all'esterno. Io seguo lei. Se, dove mi spinge? Quelle, ah, ok. RB per far rallentare il cavallo, ok. Vabbè, seguo comunque il buon uomo qui. Beh, l'ambientazione per il momento la vediamo ben poco. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. Vabbè, ci provo, che fa? Raccontiamo due barzellette. Rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Wait, sì, un po'. Is that someone coming towards us? Si era apparso un iconcino random. Comunque nel primo io mi ricordo una zona mi era piaciuta tantissimo nel primo Red Dead Redemption, quella che sblocca più avanti, più a nord, quella simile al Canada con quelle foreste, gli orsi, i fiumi. Molto Canada, molto Canada. Così nella nebbia spuntano. Salve. Buonasera, buonasera. I think so. Found a little homestead down that way. Sì. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Addirittura. Andiamo al party allora, andiamo pure noi, no? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah.
And Mac, Sean, we don't know. Quite a business. Unico piccolo problemino che avevo con il primo Red Dead era leggere i sottotitoli quando si era in corsa col cavallo. Là era un attimo. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. Mamma mia, che spettacolo. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Hey, Arthur. Let me take the rear. You move up. Ok. Prima rapidamente due volte tieni premuto A mentre lo si allevera. Ah, ok. Eccoci. You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. È possibile, effettivamente. Don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, shelter. So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders, you know me. Fai bene, giusto così, aspetta, mi avvicino, aspetta. Okay. How much further? Not far. What does that mean? Not far. Mentre lo pressiamo, tra l'altro, con il nostro cavallo. Tutto ci sei? Ok, aspetta che qua stiamo. Sì, infatti, ti dà sta sensazione proprio che ci stiamo gelando le ossa, eh? Vero? Aspetta. Ah, un momento. Ci siamo. We'll find some food, go back, warm up. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Ah, eccola lì, eccola lì. Eh sì, luci ce ne sono, quindi. Okay, let's head down there. Cioè, guardate anche l'effetto della neve, che figata. Cioè proprio da buttarti pancia nella nema, tanto per sentire un po' di. L'icona della salute si trova in basso a sinistra, ok. E adesso iniziano a darci un po' di informazioni, come è giusto che sia. Solo che un attimo di. La barra esterna indica la salute rimanente. Dal livello del nucleo interno dipende la velocità con cui si rigenera la tua salute. Aspetta, non parlano quelli. Cioè, danno informazione, succede un macello. Avvicinate i pali. Eccomi. Aspetta se. Ma sta ballando il cavallo un attimo. Senti là, avrà sentito il sound anche il nostro cavallo. Aspetta, leghiamo il cavallo. Dove parcheggio qua. C'è il culo della mucca, tra l'altro, il nostro cavallo, ma questi sono dettagli. No? Vabbè. Non li spaventiamo. Ci uniamo al party? Dutch, andiamo al party? Portate birre? Ma come? Ma scusi. Effettivamente, ci può stare. Vabbè. Ah, ok. Ce l'ha segnato sulla mappa. Penso la parte gialla sia quella dell'obiettivo, no? Sì, sto andando. Un attimo, è che fa fresco le ossa. Così per nasconderci, va bene. Excuse me. Hello. Oh, well. Hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Aspetta, è uscito anche quello. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. Non ci possono aiutare, perché? Arthur. Dimmi. Tipo? Ah, ok. Sì. Ho capito. Proteggi Dutch. Allora, LB per visualizzare la ruota delle armi.
Pugno, coltellaccio, la nostra pistola. Lì abbiamo, penso, i proiettili. Ok. Ah, dobbiamo... E quindi deve partire la rissa qua. Scusi, ma la... Tanta pazienza, la mira è quello che è. Ok. Aspetta. Grande, così il nostro sta là dietro, mi sa. Aspetta. Guarda questo. Ma che stava al bagno? Aspetta. Ho sentito qualcun altro. Stai calmo. Per inseguire il fuorilegge. Eccolo là. Aspetta. A fuorilegge dove vai? Sei una parola. Scusa, facciamo così. Ok. È morto? Penso di sì. Arrivo. Arrivo. Spero che le... Vabbè, le musiche sicuramente saranno segnalate per copyright, però pazienza. Nel senso che dobbiamo fare. Basta che non blocchi il video. E vediamo, vediamo. Posso? Aspetta. Ok. Tieni premuto X vicino a un oggetto per prenderlo. Le icone che coprono vaste aree sul radar indicano le zone da perlustrare. Ok. Il problema è qua, leggere i sottotitoli, leggere là sopra, leggere quello che dobbiamo fare è una caciara. Aspetta. Verdura in scatola. Vai, prendi tutto, prendi tutto. Il nucleo della salute si è svuotato col passare del tempo. Adesso è vuoto. Finché il nucleo è vuoto subirai degli effetti negativi. Devo mangiare qualcosa? Aspetta. Devo premere questo e... Mangia, ripristina in parte il nucleo. Ripristina moderatamente il nucleo. Ok. Moderatamente. Ripristina leggermente. Vabbè, mangiamoci... Fagioli stufati. Ma sì, la leggerezza prima di tutto. Oggetti diversi hanno effetti diversi. Mangia del cibo per ripristinare il nucleo della salute. Cibo di qualità migliora, migliore ripristina maggiormente i nuclei. Vabbè, i fagioli, scusa, che più qualità di questi che vuoi. Che vuoi di più dalla vita? Biscotti assortiti. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Aspetta, prendo l'armadietto. Prendi. Medicina. Medicina. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. Allora qua non c'era più nient'altro, giusto? Aspetta, fammi controllare perché qua... Gallette d'avena. Aspetta, dopo aver cercato le provviste. Vabbè, prima diamo un'occhiatina. Aspetta, esamina. Poor bastard was married too. Ok. Vediamo se c'è dell'altro anche qui. Senti gli spifferi, senti gli spifferi. Se fa senti freddo. $1.21. Grande così. Insomma, bei soldini. Magari per l'epoca un pochino, dai. Collana. Frughiamo anche nel cassetto. A sto punto ci stiamo. Prendiamo le sigarette. Figurine 10 cavalli e sigarette premium. Esamina, aspetta, cosa? Avvicina la visuale. Ok. Facciamo la collezione di figurine dei cavalli? Vabbè, giustamente non è che ci stavano quelle... dei calciatori, al massimo voglio quelle dei cavalli. Ci sta come cosa. Allora, aspetta, cartucce e revolver e gallette d'avena per una dieta sana e bilanciata.
Le cartucce, dico, ci mangiamo mica le gallette. Lì c'era un cadavere, non so se l'avete notato, qui di fronte. Aspetta, arrivo. Aspetta, dai, Artù. Dacci. Eccoci. Devi stare calmino però, eh. Devi stare calmino. Questi non li possiamo depredare? No. Sotto. Però, sì, è questa qua. Eccoci, eccoci. C'è un po' di nevischio. Un po' di nevischio, un po' di vento gelido. Premi questo per vedere. Ok, l'obiettivo è questo, va bene. Apriamo la porta della stalla e controlliamo. Sentono i cavalli, giustamente, la stalla che ci deve stare. Aia. Attenzione, Rissa. Niente, no, don't worry. E la... Scusi, eh. Aspetta. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Facciamo una domanda, vediamo se ci risponde. With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you best? Tanto per fargli capire la situazione. We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Vabbè, nel dubbio, scusi, capite che di rovescio proprio. Ah, ok. Ah, ci uccidiamo il cavallo, va bene. Risparmia o uccidi, occupati di... Eh no, questo li abbiamo ammazzati il cugino, questo è pericoloso. Non sai nient'altro? Eh no, questo poi c'è se... No, lascia fare, scusa, ma qua siamo nel vecchio West, mica... Non c'è buonismo. Però possiamo recuperare la nostra pistola nel frattempo. Sì, ok, aspetta. Dove va? Che fa, buon uomo? La pistola, perché è scappato via? Aspetta, il cappello, sennò qua facciamo come Lei Noir, che lasciamo il nostro cappello. Che figa è anche Lei Noir. Aggancia il cavallo, ok. Calmiamolo. Siamo calmi, eh. Piano. Carezzina. Con calma e circospezione, occhio. Legame con il cavallo ottenuto, livello 1. Ok, possiamo condurre il cavallo. Continua a legare con il tuo cavallo. Continuando a legare con il tuo cavallo, accrescerai la sua fiducia in te e migliorerai le sue statistiche. Grande. Vabbè, portiamolo fino al palo, prego. Mi segua. Ecco, esatto. Sì, infatti. Arrivo. Un attimo, non possiamo correre che siamo un attimo innevati. Qua ci vogliono le catene. Proveniente dalla casa. Aspetta. Arrivo. Sono distruggendo tutto. Eccala. Miss. Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Gli avete dato fuoco, ci credo. Che, guarda, con che leggerezza. Damos. You okay, Miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Ah, quindi è la proprietaria della casa che si è vista questi. Eh no, direi di no, anche perché non è che sta messa benissimo ormai la casa. Eccoci. Siamo moderatamente fuori legge, diciamo così.
keep you safe until you figure out what you want to do. Sicuramente cambiare casa. Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I. He was my husband. Vabbè, ancora caldo, lei già... Oddio, caldo, ormai è freschino che sta fuori, però già si chiama signorina, invece prova. Senti il sound, senti il sound. Vabbè, sarà segnalato per copyright, ma... Senti il sound. Hey! Somebody's coming! Sì, ma siamo noi, siamo noi. Scusa. Hey everybody, Dutch is back! How'd you get on? Alla grande. Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this... Poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. Qua se beve se magna. Into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. No, c'è abbastanza grande. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Scusate, che ci davate letto a castello a noi, Arturo deve stare comodo. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Salve, buongiorno. Arthur. Che c'è per colazione, eh? How you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed and he looked for me. Thank you. Prego. Mo ci siamo svegliati. Ma che abbiamo fatto colazione. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently, and that way. Sure. Well, come on then. Okay. There's some tracks leading to the river. Ragazzi, so che abbiamo visto un pochino poco, però onestamente direi che per questo episodio quasi ci salutiamo.
Sapete perché? Perché come vi dicevo, mi è arrivato un po' tardi il gioco. Tempo di editare. Mamma mia, che figata, che figata, ma che freschino. Mi spiace per il cavallo. Trova nell'angolo in basso a sinistra. Se la barra si serve tutto il cavallo, collassa a terra. Aspetta, povero cavallo. Aspetta, arrivo, arrivo. Assistenza del cavallo si trova nell'angolo in basso a sinistra. Ok. Quindi, come detto, direi di salutarci qui con questo episodio. Poi i prossimi, magari, che ne so, passiamo a 1080, o comunque avrò più tempo, perché dai, i prossimi episodi con calma e circospezione. Però per questo primo appuntamento vi saluterei qui. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Aspettate, mettiamo in pausa che sennò ci perdiamo robe. Fatemi sapere la vostra, seguitemi su Instagram, su Facebook e Twitch. Vi lascio come detto in descrizione il link se c'è ancora l'offerta dell'Xbox One X. Fatemi sapere come si vede, se ha elaborato per bene il video in 4K. Noi ci vediamo allora al prossimo appuntamento con Red Dead Redemption, ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.